Ci sono per fare squadra ovviamente con tutti i nostri candidati e le candidate del territorio, a cominciare ovviamente dal senatore Ernesto Magorno, e ci sono soprattutto per far sentire la voce della Calabria, le esigenze di questa comunità a Roma. È una terra che ho imparato a conoscere nei miei 10 anni ormai di impegno politico, soprattutto al governo del paese, nelle sue potenzialità, nelle sue opportunità e anche in alcune fragilità. Per questo parlo di bisogno di dare una mano mettendo a disposizione quello che so fare, il lavoro in Parlamento, mettendoci sempre la faccia, la competenza acquisita in questi anni per dare forza e più voce a questa terra. Lei parla di priorità per quanto riguarda invece il sostegno e il welfare ai cittadini, ritiene il reddito di cittadinanza e il salario minimo uno strumento fondamentale oppure andrebbe, diciamo, cambiato, suppongo che sia. Allora, sicuramente noi siamo favorevoli, di nuovo l'abbiamo messo anche nel nostro programma, a parlare di salario minimo, lo abbiamo fatto anche in questi ultimi anni, cioè di cercare di dare una remunerazione più giusta, degli stipendi più giusti a chi lavora. Noi non siamo contro la povertà o non siamo contro le persone che magari vivono un momento di difficoltà, di bisogno. Non a caso con il governo Renzi abbiamo fatto per primi una misura contro la povertà, il REI, il cosiddetto reddito di inclusione, che però aveva anche un progetto di vita per quelle persone, di istruzione per i figli, di riqualificazione professionale. Cosa non ci piace del reddito di cittadinanza? Al di là di quelle che sono ovviamente anche le storture di tante persone che lo percepiscono senza averne diritto o di chi magari con il reddito di cittadinanza in qualche modo si approfitta di risorse pubbliche, magari ha la Ferrari parcheggiata nel garage come abbiamo visto, ma non è questo il punto. Il punto qual è? Che non aiuta le persone a trovare lavoro e io credo che la prima priorità di chi sa governare è creare le condizioni per trovare lavoro. Chi dice, anziché aiutarti a creare lavoro perché faccio pagare meno le tasse agli imprenditori e datori di lavoro che assumono, perché faccio investimenti pubblici come col PNRR che creano opportunità di lavoro, perché creo una formazione, un'istruzione ai ragazzi adeguata al rapporto con il mondo del lavoro, dice io mi arrendo e ti do un reddito per dirti rassegnati a rimanere nella condizione in cui sei. Noi diciamo benissimo aiutare chi non ce la fa, ma soprattutto creiamo opportunità di lavoro. Io credo che questo chiedano le persone, anche chi percepisce il reddito di cittadinanza. Io sono sicura che se in cambio gli fosse offerta la possibilità di un lavoro vero, alla fine preferirebbe un lavoro vero. Questa è la nostra sfida.